Quest'anno la festa degli alberi nelle scuole del 21 marzo, quindi l'edizione primaverile legata al giorno di San Benedetto, l'abbiamo festeggiata in un istituto bellissimo, storico di Roma, che è l'istituto Garibaldi, Istituto Agrario, e l'abbiamo dovuto anticipare ovviamente al 19, che anche per un giorno importante, San Giuseppe, perché il 21 cade di domenica, e abbiamo piantato degli alberi di ulivo insieme alla sindaca di Roma Virginia Raggi, alla vice sindaca della città metropolitana Teresa Zotta e a tante persone che sono venute con noi. Il nostro ospite è stato in particolare il presidente dell'Istituto Agrario, grazie, che governa questo istituto molto bello e molto prestigioso. Grazie mille al nostro presidente che ha voluto venire come sede la manifestazione 2021 dell'Istituto Tecnico Agrario Giuseppe Garibaldi. Vedete qui la sua dimensione, che noi il secondo istituto più storico italiano, anno di fondazione del 1872, siamo una vera e propria oasi naturalistica immersa nel tessuto urbano romano. Grazie ancora per averci scelto e per la vostra disponibilità. Bene, io credo che questa è veramente una bella occasione, vediamo poi il servizio e tutti i momenti, alcuni momenti di questa bellissima iniziativa, la festa degli alberi nelle scuole è un modo per ricordare l'importanza della natura. Grazie per essere. Allora, sì, almeno fai vedere che sei. Fai vedere che sei una zappatrice, no? Come fai? Tanto Roma poi è stata fondata con l'aratro. La prima. Io ringrazio molto sia il preside, sia ovviamente tutti quelli che sono qui, ovviamente la sindaca di Roma Virginia Raggi, la vice sindaca metropolitana Zotta e poi anche gli amici che ho visto, sia dei carabinieri forestali che sono venuti a salutarci, sia Iaco, mitico presidente della commissione ambiente del comune e tutti gli altri ovviamente, e in particolare anche il parroco del Divino Amore che molto gentilmente è venuto a benedire questo ulivo, che è uno dei tanti. Noi abbiamo voluto mantenere, nonostante le evidenti difficoltà, data la giornata, abbiamo potuto invitare molte persone, siamo dovuti essere molto attenti, però l'obiettivo era quello di mantenere questa tradizione della festa degli alberi nelle scuole, che io ho avuto l'onore di reintrodurre insieme all'allora ministro Tullio De Mauro, perché era una cosa che era stata abbandonata, si era persa, perché c'era un'antica tradizione, poi abbandonata. L'abbiamo reintrodotta nel 2000, quindi 20 anni fa, da allora si è ripresa come attività e devo dire che a Roma siamo riusciti a fare molte iniziative grazie alla grande sensibilità di Virginia che, essendo sindaca nella città più agricola d'Italia, quindi quella con più verde. Bravissimo, sei un saluto della nostra. Grazie, allora chiaramente ringrazio il preside, i professori, i ragazzi, quelli presenti e quelli che sono connessi o che guarderanno poi comunque questo video. Ringrazio il campus biomedico, ringrazio evidentemente i carabinieri forestali, ringrazio l'ACI, ringrazio tutti coloro che sono presenti, ringrazio il presidente Deborah Rossani, il presidente di Univerde, che con questa iniziativa degli alberi nelle scuole ci ricorda l'importanza di un nostro carissimo amico che è l'albero, è di fatto la base della nostra vita, le piante, gli alberi sono veramente una parte fondamentale di noi, non solo perché ci danno ossigeno, ma perché oggettivamente ci supportano, ci sostengono e sono alla base di tutto il nostro, della nostra esistenza. E voi chiaramente come istituto lo fate con una vera e propria missione, perché è una parte fondamentale della crescita e della formazione dei vostri ragazzi. Noi come comune, come diceva giusto il presidente Pecora Roscanio, lo dobbiamo fare perché siamo il comune verde più grande d'Europa e adesso abbiamo già riavviato tutta una serie di gare e di bandi per cui solo nello scorso anno, nel 2020, abbiamo piantato e messo a dimora a Roma oltre 1800 alberi. Con il nuovo appalto che sta partendo ne mettiamo a dimora altri 2500. Quindi è ripreso questo ciclo importantissimo di riforestazione della nostra città. La nostra città ha un patrimonio arboreo di oltre 300.000 alberi, sono tantissimi.
e devo dire con l'approvazione del regolamento del verde che abbiamo appunto approvato poche settimane fa in collaborazione con tantissime associazioni che si occupano proprio di questo tema, abbiamo fatto, come dire, prendere una direzione importante alla cura del verde, una direzione che prevede innanzitutto una partecipazione tra ente, associazione e cittadinanza attiva, proprio perché questa cura del nostro patrimonio deve essere un'attenzione che avviene da parte di tutti. È una grande, come dire, sterzata, perché si inizia a pensare all'albero, al valore dell'albero, alla tipologia degli alberi, anche al loro ruolo all'interno di un ambiente antropizzato e alle diverse caratteristiche delle specie che non possono essere trattate tutte allo stesso modo e non possono essere messe a dimora indifferentemente l'una dalle altre. Quindi c'è proprio un'attenzione a questi esseri viventi, perché sono esseri viventi in tutto e per tutto. Con questo cerchiamo, come dire, ecco, di abbracciare una parte naturale che è parte integrante della nostra esistenza e di portarla all'interno di un percorso più ampio che vede l'uomo non solo riforestare, ma riprendersi cura del proprio ambiente a 360 gradi. Quindi grazie per quello che fate voi e per il supporto e la formazione a questi ragazzi, perché evidentemente queste sono le professioni del futuro. Allora non lo dice nessuno, ma è così. Grazie al presidente Pecoraro Scanio, che da sempre si batte perché il tema ecologico sia riportato al centro dell'agenda politica, e grazie a tutti coloro che in ogni modo supportano questa grande sterzata che dobbiamo fare verso un percorso più sostenibile. Grazie, sindaca. Voglio benedire questo albero, che è il primo dei tanti altri che saranno piantati, ma vorrei che questa mattina pregassimo insieme, chiedendo al Signore, alla Vergine Maria, Madre del Divino Amore, di toglierci di dosso questa malattia che ci ha messo nelle condizioni in cui ci troviamo. Papa Francesco ha donato a noi e al mondo una preghiera per chiedere la fine della pandemia. Io ne sono convinto che Dio lo può fare questo, con l'aiuto dell'uomo, logicamente, perché si è sempre servito di noi per fare grandi cose. Quindi invochiamo la misericordia di Dio nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. O Maria, tu risplendi sempre nel nostro cammino, come segno di salvezza e di speranza. Noi ci affidiamo a te, salute dei malati, che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua fede. Tu, salvezza del popolo romano, sai di che cosa abbiamo bisogno e siamo certi che provvederai perché, come a Cana di Galilea, possa tornare la gioia e la festa dopo questo momento di prova. Aiutaci, Madre del Divino Amore, a conformarci al volere del Padre e a fare ciò che ci dirà Gesù, che ha preso su di sé le nostre sofferenze e si è caricato dei nostri dolori per condursi attraverso la croce alla gioia della resurrezione. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, sempre nei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, sempre nei secoli. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Questa pianta ci sarà ancora quando noi non ci saremo. Sappiamo... Noi saremo altrove. Esatto. Lo vivo è secolare, no?
ne abbiamo prova dei tanti alberi che hanno sopravvissuto a tanto, no? Purtroppo al sole, la sensibilità sono ancora lì, quindi io mi auguro che questa pianta produca tanto frutto e che sia un segno per questa scuola e per tutti i giovani. Grazie. Grazie, tra l'altro. Che venendo dalla campagna, poi mi sono ritrovato in questi ampi spazi. Quindi... Allora, sì, da questa l'abbiamo ereditato un po' la situazione, diciamo, di chiusura. Quindi abbiamo ricominciato un po' da zero, abbiamo scoperchiato questa Serra Tunnel perché era comunque andata la copertura, come vedi, con il tempo si era ingiallita, e facciamo una coltivazione in suolo, però sempre utilizzando manichetta microforata per il risparmio della risorsa idrica. Quindi qui facciamo però delle colture che non hanno, diciamo, esigenze termiche elevate, e quindi le possiamo fare qui. Poi dall'altra parte abbiamo la... Fate un'irrigazione a goccia. Assolutamente sì, a forza, perché insegniamo ai ragazzi anche che si può fare irrigazione, però utilizzando la risorsa idrica in maniera sostenibile. Quindi questo è il primo punto di partenza. Dall'altra parte è la serra che voi ci avete finanziato, in parte, e qui facciamo sperimentazione. Quindi, attenzione qui, ma stiamo ancora tenendo. Allora, qui facciamo vari modelli di sperimentazione con i ragazzi legati alla idroponica. Quindi ecco, qui stiamo regolando la velocità di scorrimento dell'acqua, perché poi se si vedono installato con le favole. Quindi questo è solamente un modo di sì, assolutamente sì, stiamo solo cercando di regolare il deflusso, cioè appunto per far sì che le piante ricevano tutto a posto. Sì. All'interno, come vi dicevo, c'è sulla serra nutritiva che scorre via paradigati, ovviamente sono liberi dell'acqua, quindi hanno bisogno di supporto, abbiamo trovato questo sistema che è molto, diciamo, alla buona, quindi è fatto con tutti i per l'edilizia, come vedi. Quindi in realtà insegniamo anche ai ragazzi a utilizzare quello che stavo un po' legato al concetto di sostenibilità, perché il liquido è molto importante. Questa sera questa la comunità sta crescendo bene, noi cerchiamo di regolare il deflusso in base a... Che bello! Sì, però l'abbiamo recuperato sempre col concetto di irrigazione sostenibile, micro irrigazione, assolutamente sì, come vedi ancora stanno... Crescono, sono le ultime, diciamo, gli ultimi. La possibilità di fare la famosa conserva del Garitano. Abbiamo fatto un... Lui fa anche la vendita, quindi sono bravi. E poi davvero queste sono le professioni del futuro, cioè ci sarà un grande ritorno alla terra, quindi ci deve essere.